Non so se devo all'invocazione di Santo Napoleone che la conclusione sia affidata a un povero francese, ma come ha detto il presidente, non è un compito facile. Ma voglio tuttavia ringraziare veramente di cuore, penso a nome di tutti, il professore Tusor e tutti i suoi assistenti. Veramente è stato un grande piacere. Di essere qui a Budapest, prima di tutto per la compagnia molto simpatica, per la bellezza della città e del paese, per i vini e il cibo eccellenti, in breve per tutto quello che è necessario per il successo di un convegno. E dunque veramente grazie. Ma non siamo qui soltanto per tutto questo, anche se necessario. Essere a Budapest è stato per nostro soggetto, credo, un momento importante, perché ha provocato, credo, un salutare spostamento, degli interessi, delle problematiche, su questo soggetto finalmente molto studiato, dei rapporti tra la Santa Sede e le chiese locali, ma con questo spostamento abbiamo forse un po' cambiato le problematiche e abbiamo preso meglio in conto l'insieme della visione della Santa Sede e notevolmente l'Europa centrale, che è naturalmente molto presente in questo convegno. Allora, certo, questa Europa centrale non è radicalmente diversa di quello che succede nel mondo delle monarchie occidentali. Certo, abbiamo visto che abbiamo delle chiese fortemente aristocratiche che sanno giocare tra Santa Sede, poteri locali, poteri centrali, con forte conflittualità in alcuni casi. È stato il caso, per esempio, della Boemia o conflitti più episodici, anche se alle volte gravi, era il caso dell'Ungheria del 1639. Abbiamo visto questo pomeriggio che, anche vero, questa specificità, ma non totalmente diversa, dell'Europa, centrale con l'impero austro-ungarico o la Jugoslavia. Ma se abbiamo un po' spostato il sguardo tradizionale su questa questione dei rapporti tra Santa Sede e chiese locali, abbiamo anche avuto il necessario ampio campo geografico e anche un ampio arco cronologico. Il risultato è che la sintesi è naturalmente impossibile. E neanche augurabile perché necessariamente falsa. Tutti gli interventi nelle discussioni hanno insistito sul fatto che c'è più eccezioni che regole e che l'eccezione è la regola. Quindi forse possiamo chiudere qui ed andare tutti subito a bere un bicchiere per chiudere questo bel convegno, ma devo giustificare le mie spese di viaggio, dunque farò alcune considerazioni. La prima domanda, dunque, è perché? Semplicemente, perché è così complicato? Perché questo rapporto tra il papato e le chiese locali, durante tutti questi secoli e in ogni campo geografico, è così complicato? Soprattutto forse sotto l'antico regime, ma abbiamo visto che questo antico regime muore soltanto nel primo Novecento e non sappiamo veramente se è ancora veramente morto. Dunque, come per tutte le domande fondamentali, almeno per me, la soluzione è nel Concilio Tridentino. Dobbiamo ritornare ai dibattiti tridentini. Soprattutto a questo interminabile dibattito del terzo periodo sul Ius Divinum, ben conosciuto, sul Ius Divinum dell'Episcopato che si sposta su un dibattito generale sul potere nella Chiesa Cattolica e si discute anche del potere del Papa. E
il partito Corriale accetta forse il Ius Divinum, ma se il Concilio di Trento riprende la formula del Concilio di Firenze, Pastor Universalis Ecclesi. Il partito anticorriale, soprattutto i francesi, il cardinal Carlo di Lorena, fa una contrapproposta e la definizione del potere del Papa sarebbe quello di Pastor Ecclesiarum, un passaggio al plurale, proposta naturalmente rifiutata del campo romano. E dunque, come si sa, con questo arte tridentino del compromesso, finalmente si decise di tacere sui poteri nella Chiesa, e c'è un silenzio che durerà fino al Concilio di Vaticano I. Dunque, la Chiesa moderna si è costruita non su una pietra, ma sul vuoto, su un vuoto assoluto. Non si sa qual è il potere nella Chiesa di Ancien Régime. È un colpo di genio, perché così assicura la sopravvivenza del cattolicesimo romano durante tutto l'Ancien Régime. Nei fatti, il Papa è un pastor ecclesiarum, l'abbiamo ben visto in tutte le intervenzioni, ma continua di poter pretendere essere pastor universalis ecclesi. E tutti, a parte rare eccezioni, sono complici di questa voluta ambiguità, che è la sola condizione della coesistenza di un papato che non vuole rinunciare a un potere assoluto universale definito nel Medioevo e degli stati moderni che hanno la stessa pretensione negli loro domini. Naturalmente non è una coesistenza armoniosa, come l'abbiamo anche ampiamente visto. Se una vera coppia avesse vissuto tutte queste querele che abbiamo udito in questi due giorni, sarebbe finito in un macello. Ma certo c'è il pragmatismo, ma tutti sappiamo che il pragmatismo non basta in una coppia per sopravvivere. Per fortuna non era una coppia. Il rapporto era almeno triangolare e in realtà un vero rapporto di gruppo. Perché il papato non è un'unica cosa, l'abbiamo visto. Certo c'è il Papa, c'è i Papi, ma ci sono i cardinali nipoti, i cardinali delle nazioni che sono presenti a Roma, le congregazioni, i generali degli ordini religiosi, i nunzi. E abbiamo visto che la fedeltà di questi nunzi può essere molto diversa e non è soltanto verso la Santa Sede. Le chiese locali. Chiese locali, ci sono i vescovi e ha ragione, si è insistito fin dall'inizio del convegno sul recupero generale del potere vescovile, ma abbiamo anche visto che questo recupero può andare nel senso di una collaborazione con Roma. A Milano il vescovo, il nuovo potere del vescovo è chiaramente legato al potere romano. Ci sono i capitoli, i padroni nobiliari, i conventi, i confraternite, i semplici fideli, i parrochi, eccetera, eccetera. E tra i poteri secolari c'è anche questa, la stessa pluralità, i principi, ma non solo i principi, ma la loro famiglia. Abbiamo visto che il cardinale Infante Fernando non ha la stessa politica che il suo fratello e che il duca di Olivares verso la propaganda fide. I vicere, i governatori, le municipalità, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque abbiamo avuto un vero caleidoscopio coppico, è difficile da dire per un francese, con quasi tutte le situazioni che abbiamo visto di collaborazione, di ostilità, di rimbalzo delle alleanze e un quadro strutturale che è quasi infinito. I diversi concordati, l'assenza di concordati, dei nunzi, non dei nunzi, il patronato, le variazioni del patronato davanti alle diverse situazioni. In breve, è vero che abbiamo una schema generale con tre poli, con moltiplici subpoli,
e che dobbiamo declinare secondo orizzonti geografici diversi. Allora, si può chiarire un po' questi orizzonti geografici. Prima di tutto c'è Roma. Roma che, e non è stato detto in questo convegno, ma Roma è anche una chiesa locale. Roma è una chiesa locale soprattutto per tutti i suoi detrattatori, al di fuori della chiesa romana, ma anche all'interno della chiesa cattolica. E c'è sempre il riprovero dal 600 fino ad oggi a Roma di essere troppo romana. E c'è una vera realtà, l'abbiamo visto nel 600, nel 700, nell'800, di questo provincialismo romano, di questa chiusura che è quasi etnologica sulla tribù curiale, che anche può essere di diverse origini, ma che ha una coerenza reale. Nel 600 Jacques Auguste de Thou diceva che i francesi che avevano vissuto a Roma erano peggiori dei romani, perché erano ancora più romani che i veri romani. Dunque c'è Roma che ha anche un quasi microcosmo dove si vive in diretto tutti i conflitti, tutti gli aspetti delle relazioni con le chiese locali, l'abbiamo visto per l'America. Dunque c'è Roma, poi c'è l'Italia, che ha un statuto molto particolare. Certo, tutti i nostri colleghi italiani hanno cercato di farci credere che gli stati italiani non sono complici del papato, ma io ho questa vecchio sospetto gallicano e non ci credo. È evidente che ci sono conflitti tra il papato e diversi stati italiani e anche altre realtà della Chiesa italiana, ma il papato si identifica all'Italia. Io mi ricordo una lettera di Clemente VIII a Pietro Aldobrandini, dicendo Pietro Aldobrandini era facendo il negozio della pace di Lione, e Clemente VIII diceva: beh, se si può fare la pace universale, bene, ma l'essenziale è la pace d'Italia, perché l'Italia è la sede della Santa Sede Apostolica. Abbiamo visto che i missionari italiani sono i solo affidabili per la congregazione della propaganda. Dunque Roma, l'Italia, poi gli oltramontani, questi europei che si sono costituiti, e devo fare la parola che è stata un po' contestata, in chiese nazionali. Naturalmente dobbiamo riflettere su questo termine di chiese nazionali, che non si deve utilizzare nel senso dell'Ottocento, siamo tutti d'accordo su questo punto. Dobbiamo riflettere sulla territorialità che è stata evocata a diverse volte. Ma c'è una coscienza di sé di queste chiese. Avevo parlato dei Goti, dei Carolingi, della Reichskirche. Questa coscienza di sé non è sempre in conflitto con Roma. Alle volte è una recuperazione della sacralità della cultura romana, e questo forse si dovrebbe indagare un po' di più, non sempre il conflitto, ma anche la sintesi di questi oltramontani con Roma. E poi abbiamo avuto il mondo extraeuropeo, d'oltramare, il mondo coloniale, e abbiamo potuto vedere che anche se ci sono queste differenze tra chiesa coloniale e chiesa missionaria, che per Roma questo mondo è stato un'occasione unica di far valere il suo potere universale. Nel 500 in poi. E questo forse spiega una cosa che non ha mai suscitato interrogazione, ma che non è evidente. Questa è l'entusiasmo romano
prima, subito dopo le prime scoperte, per le missioni. E questo entusiasmo non era del tutto evidente. La grande missione medioevale per il papato era la conversione dei musulmani, e Roma poteva essere indifferente alla conversione di questi nuovi popoli. Lutero, Calvino sono stati totalmente indifferenti a questa scoperta e all'idea della missione. Non Roma. Perché? Perché la missione è il momento, l'unico momento, dove la fissione del pastor universalis ecclesiae prende un po' di consistenza. E questo dura fino al Novecento. Dopo cambia un po'. Questa affermazione di potere permette, per esempio, a Roma di proibire riti che non gli piacciono. L'affare dei riti cinesi, per esempio, è il momento dove il pontefice romano decide della vita di una chiesa locale in un modo veramente pesante. E questo spiega che in Francia, in tutto il mondo del Settecento, del cattolicesimo illuminato, questa decisione ha suscitato un riprovero quasi generale. Allora, dunque, ci sono diversi spazi, ci sono anche diversi momenti. Abbiamo lungamente visto l'antico regime, dove, ascoltando le diverse relazioni, mi sono chiesto, ma come mai non c'è un momento dove questo povero papato può un po' imponere le sue volontà alle chiese locali? Abbiamo soprattutto visto esempio di la sua debolezza. E questa debolezza va fino al Settecento, dove c'è, ho ritrovato la citazione di Voltaire che vi avevo promesso. E dunque, Voltaire, nel Dictionnaire philosophique, all'articolo Grégoire VII, fa questa definizione che leggo in francese, chiedo scusa. J'en demande pardon à Rome moderne. Mais quand je lis l'histoire des Scipions, des Catons, des Pompées, des Césars, j'ai de la peine à mettre dans leur rang un moine factieux devenu pape sous le nom de Grégoire VII. On l'a donné depuis un plus beau titre à notre Grégoire. On l'a fait saint, du moins à Rome. Il Grégoire VII è stato introdotto nel Breviario Romano all'inizio del Settecento. Ce fut le fameux cardinal Coscia qui fit cette canonisation sous le pape Benoît XIII. Coscia era il Bertone di questo papa Benedetto. On imprima même un office de Saint Grégoire VII dans lequel on dit que ce saint délivra les fidèles de la fidélité qu'ils avaient jurée à leur empereur. Plusieurs parlements du royaume, in Francia, voulurent faire brûler cette légende par les exécuteurs de leur haute justice. Mais le nonce Bentivoglio, qui avait pour maîtresse une actrice de l'opéra, qu'on appelait la Constitutione Unigenitus, et qui avait de cette actrice une fille, qu'on appelait la légende, la légende del Papa Gregorio, homme d'ailleurs fort aimable et de la meilleure compagnie, obtint du ministère qu'on se contenterait de condamner la légende de Grégoire, de la supprimer et d'en rire. Dunque, finisciamo in questo Settecento a un vero ridicolo di questa divergenza tra la pretensione assolutistica del papato di essere pastor universalis ecclesiae e anche di poter liberare i soggetti del sermento di fedeltà allo Stato, al principe, e la realtà del potere pontificio e della diplomazia pontificia. Ma dobbiamo ben pensare che siamo anche un po' prigionieri dei nostri fonti, che sono fonti politici, fonti diplomatici, e che dimenticano un po' questo che chiamerò il desiderio di Roma. E è venuto nel nostro convegno del mondo coloniale, questo desiderio di Roma. Ci ha permesso di mettere avanti un aspetto
che è stato un po' dimenticato per l'Europa. Abbiamo bisogno, quando siete in un paese cattolico, delle dispense di Roma, delle assoluzioni per i casi riservati. C'è tutti questi aspetti quotidiani che spiegano questa straordinaria domanda messicana nel 1537 di avere un legato nel Messico. C'è un aspetto spirituale, le indulgenze che continuano di essere promulgate, ci sono tutte queste reliquie di santi romani, la fabbrica dei santi romani è stata straordinaria e nei villaggi di Germania, di Francia, si trovano delle reliquie di santi che vengono dalle catacombe. C'è la domanda dei santi, non delle reliquie, ma delle canonizzazioni. Filippo II, che è stato un personaggio che ha sempre avuto relazioni molto tese con la Santa Sede, ma uno dei scopi della sua politica era di ottenere la canonizzazione di Diego de Alcalá, ha cominciato fino al 1563 e ha aspettato 25 anni per avere questa canonizzazione che voleva assolutamente. Ci sono i pellegrinaggi, c'è anche, l'abbiamo detto, l'aspetto dottrinale. Luigi XIV ha chiesto durante anche una grande parte del suo regno la condanna ufficiale del giansenismo, la bolla Unigenitus. Anche nel tema il più controverso, quello giurisdizionale, c'è il desiderio di alcuni opponenti puntuali al potere romano di conservare un pluralismo dei diritti, delle giurisdizioni, e Roma è sollecitata da particolari, ma anche da istituzioni, quando la possibilità di avere un altro giudizio più favorevole si apre a Roma. Altro elemento importante di questo desiderio di Roma, c'è la confiscazione da parte del papato del tema della riforma. Abbiamo visto che tutti i principi pretendono di essere i veri garanti della riforma del loro clero, ma questa era l'eritaggio della contestazione del papato della fine del Medioevo e del Rinascimento. A partire dal secondo Cinquecento, questa contestazione del papato come ostacolo alla riforma è sempre meno condivibile e il papato, al contrario, ha bel gioco a dire che l'ostacolo alla riforma sono i principi con le violazioni della libertà ecclesiastica, le nominazioni scandalose di vescovi, di abati, la commende, eccetera, eccetera. Tutto questo forse può spiegare che, malgrado tre secoli di indebolitamento politico della Santa Sede, il suo carisma resta intatto al momento della rivoluzione. Il viaggio di Pio VII nella Francia rivoluzionaria, che ha quattro secoli di gallicanesimo nella sua storia, 10 anni di lotta contro il cattolicesimo romano, e il viaggio del Papa per incoronare Napoleone è un vero trionfo, è stato studiato accuratamente recentemente. Questo papato indebolito della fine dell'antico regime ha ancora conservato tutta la potenza della fizione del pastor universalis ecclesia. E con un colpo provvidenziale, se credo all'autorità dell'Università Gregoriana, la rivoluzione francese va a offrire a questo papato, e non forse la realizzazione del suo sogno, ma una chiarificazione. È vero che restiamo nella confusione,
ma sul punto ecclesiologico, almeno adesso, dopo questa tavola rasa della rivoluzione, resta soltanto il papato come realtà ecclesiologica. Certo, avremo vecchi resti di conciliarismo, di episcopalismo, eccetera, il gallicanesimo, ma il vero rocco questa volta della Chiesa è sicuramente il papato. E questo cambia tutto per le relazioni con le chiese locali. Per esempio, è vero che è la fine delle chiese nazionali. Questo che vuol dire l'inizio del nazionalismo, l'abbiamo visto. E questo cambia soltanto forse dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma che era fuori del nostro campo. Dunque, per finire, alcuni campi di ricerca che i nostri dibattiti hanno forse sollevati. Prima di tutto, le nunziature restano una fonte indispensabile per capire i rapporti tra la Santa Sede e le chiese locali, ma si devono confrontare con altre fonti, romani, locali, per vedere meno i conflitti che tutto quello che abbiamo visto della circolazione dell'informazione e quali sono i mezzi della circolazione di questa informazione. Ci sono anche gli aspetti finanziari che sono stati evocati in alcune interventioni, ma che sembrano forse meritare nuove inchieste. I flussi, l'evoluzione dei flussi tra papato finanziari tra papato e chiese locali, soprattutto penso per il Settecento e per l'Ottocento e il Novecento, perché con il crollo del sistema beneficiale è molto interessante di capire come adesso i rapporti finanziari tra il papato e le chiese locali, ma questo è una domanda di ignorante, per forse ci sono già dei studi su questi aspetti. E per fine, forse sarebbe interessante di prestare attenzione ai momenti felici di rapporto tra Santa Sede e chiese locali. So che i popoli felici non hanno storia, perché non producono archivi, l'archivio è il prodotto di conflitto, dunque, sarebbe anche interessante forse di avere questa prospettiva. Scusi per l'italiano pessimo e per soprattutto l'aspetto molto confuso della conclusione, ma come avete capito siamo un convegno sotto il segno della confusione. Grazie.